Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Diamo avvio al secondo giorno di consiglio inserito nell'ordine del giorno del mese di aprile per quanto riguarda il consiglio della prima circoscrizione del Comune di Palermo. Chiedo al dottore Di Prima di procedere con l'appello nominale. Buongiorno intanto. Allora, Castiglia. Presente. Nicolao. Presente. Imperiale. Imperiale. Attimo, presente. Vitarnese. Presente. Presente. Randazzo. Presente. Torci. Torci. Tramuto. Presente. Valenti. Presente. Venturella. Presente. Vetrano. E allora, Presidente, non mi ha risposto soltanto il consigliere Sorci. Sì, effettivamente in questo momento il consigliere Sorci non risulta essere presente online alla videoconferenza. Quindi dichiariamo aperta la seduta e nominiamo i tre scrutatori, la consigliera Venturella, la consigliera Vetrano e il consigliere Imperiale. Favorevoli per alzata di mano, o meglio, favorevoli per voto uninominale. Prego, dottore Di Prima. Allora, Nicolao, Presa è favorevole. Imperiale, Favorevole. Chitarrese, Favorevole. Torci, Torci non c'è, Tramuto, Favorevole. Valenti, Favorevole. Venturella, Favorevole. Vetrano, Favorevole. Presidente Castiglia, rinomina lui. Favorevole. Allora, tutti favorevoli. Corrado, Corrado, scusami, ma non ho sentito Randazzo. No, l'ho Sì, è detto. vero. Vabbè, Vabbè, l'ho detto. allora va bene, no. Va bene, favorevole, ok, scusami. Allora, sì, iniziamo, diciamo, la seduta da una serie di piccole, mi auguro, comunicazioni rispetto poi a quanto è emerso nel dibattito, nel buon dibattito d'aula, anche se in videoconferenza di ieri, rispetto anche, diciamo, a quello che sarà il lavoro d'aula di oggi, vi chiedo di, ora vi darò la parola a tutti, vi chiedo di provare sempre più a stare nei tempi degli interventi. Io direi che è opportuno, se di solito abbiamo un intervento, insomma, abbastanza sereno, intorno ai 5 minuti, proviamo a stare nei 3 minuti per mettere nella condizione chi verbalizza di arrivare a un riassunto, un sunto di quello che è il nostro dibattito. Io su questo ci tengo a precisare che tutto quello che stiamo discutendo in questo momento, e mi auguro per tutto il periodo in cui saremo consigliere e consigliere, è video registrato, quindi ognuno di noi ha la possibilità di riascoltare quello che viene detto sia nel proprio intervento, sia negli interventi degli altri consiglieri. E in questo momento dobbiamo ringraziare la parte amministrativa che, con uno sforzo incredibile, ha già fatto il verbale, anzi, ha già redatto la minuta del verbale del giorno, della seduta di ieri. E su questo. Scusate, i microfoni, spegnete i microfoni. Imperiale il microfono. Dicevo, sulla minuta ci sono già, vi sarà inviata per facilitare il lavoro che non si può fare ovviamente in videoconferenza, vi sarà inviata sulla mail la minuta del verbale di ieri e in un tempo congruo verrà poi messo ai voti.
del consiglio della federazione. Scusate, io lo dico un'altra volta, dopodiché inizio a diventare cattivo. Dovete spegnere i microfoni. Pippo, leva, metti il silenzioso. Randazzo, deve togliere il microfono. Fatto. Ok, intanto segnalo al segretario che è entrato il consigliere Sorci. Sì, è entrato il consigliere Sorci, quindi se possiamo mettere l'orario, diciamo, di ingresso del consigliere Sorci. Alle 10.04 scritto. Perfetto, allora per quanto riguarda ecco l'ordine del giorno, prima di procedere diciamo quindi al trattare l'argomento che oggi ci deve ci serve per ripartire col piglio giusto rispetto al ruolo del consiglio della prima circoscrizione, ci sono una serie di consiglieri che hanno chiesto di avere la parola per delle brevi, mi auguro, brevi comunicazioni. Nell'ordine ha chiesto la parola il consigliere, il vicepresidente Nicolao, poi il consigliere imperiale, il consigliere Tramuto. Quindi prego, vicepresidente. Grazie presidente, io voglio sperare che lei possa in qualche modo essere tollerante nel mio intervento dal punto di vista di minuti, visto che io ieri purtroppo non sono riuscito a potermi collegare in orario, così come da apertura del consiglio, per problemi tecnici. Quindi spero molto nella sua clemenza, presidente. Allora, fermo restando che non ho grandissime cose da dire, ma voglio fare alcune precisazioni, presidente. Allora, per quanto riguarda i consigli, ebbene sì, finalmente, grazie a tutte le iniziative e soprattutto anche alle sue iniziative, presidente, siamo riusciti a partire con dei consigli in videoconferenza. Sempre che però, caro presidente, questi consigli possano essere davvero propedeutici per tutti i consiglieri, ma soprattutto per le tematiche di riferimento della nostra circoscrizione. E approfitto per dirle, caro presidente e cari consiglieri, che io desidero sapere attraverso lei, presidente, oggi noi stiamo facendo consiglio di circoscrizione, lo stiamo facendo in videoconferenze, ma come facciamo noi a svolgere il ruolo di consigliere di circoscrizione? A me hanno chiamato delle persone per tematiche da fognatura, ad albero da potare, a strisce pedonale. Come facciamo noi a poter fare dei sopralluoghi? Siamo sì o no autorizzati, finito il consiglio, a recarci presso quel sito a fare delle valutazioni? Questa è la mia prima domanda, presidente. Pertanto la prego di, qualora lei lo ritenesse interessante, sottoporre all'assessore Marano, che adesso è l'assessore al decentramento. Quindi, esaurita questa parte dei consigli, passo subito invece a un altro argomento, presidente. Io sento il bisogno e desiderio di ringraziarla, presidente, perché in questo periodo difficile di Covid-19 ci sono state tantissime iniziative in riferimento soprattutto a operazioni di volontariato. Ecco bene, presidente, io credo che questa circoscrizione abbia dato dei segnali importanti. Lei si è adoperato tantissimo. E questo per me è un motivo di orgoglio, sapere che il mio presidente della prima circoscrizione non se n'è stato a casa impaurito dal Covid-19, ma bensì è stato sul pezzo, come dice lei, presidente, e in favore dei cittadini, così come ha fatto sicuramente anche il consigliere imperiale e sicuramente anche altri consiglieri che magari non ne sono a conoscenza. È una circoscrizione veramente molto operativa, anche in piena emergenza, e di questo io sento il bisogno di dirvi grazie a tutti, di far parte di una squadra, di un consiglio di circoscrizione operativo. Questo è quello che secondo me è importante, che ognuno di noi sappia di far parte di una squadra operativa. Per quanto riguarda invece il proseguo dei consigli, presidente, io so che lei è stato il padre fondatore
di 12 consigli su strada in tempi chiaramente non da Covid-19, quindi lei ha la predisposizione, Presidente, ad avere questo contatto con i residenti e con i cittadini per tematiche di riferimento. Io non so quando si potrà partire con i consigli, diciamo, come facevamo prima, Presidente, però io sento il bisogno di trasmetterle a lei, Presidente, la possibilità di valutare se ci sono le condizioni, viste le nuove aperture dal 4 maggio, di poter creare una sorta di verifica anche attraverso l'ASP per stabilire se l'aula consiliare, le misure dell'aula consiliare possano permettere di svolgere un consiglio di circoscrizione all'interno dell'aula nel rispetto delle misure, avendo le spalle al muro, eccetera eccetera. Ma questo chiaramente è solo una richiesta, Presidente, io non sono sicuro se si può fare. Tuttavia, Presidente, la invito anche a valutare la possibilità di poter svolgere consigli all'interno del parcheggio della nostra piazza Giulio Cesare 52. Io sono ben disponibile ad essere operativo e volontario affinché si possano, come dire, mettere anche dei gazebi per poter avere una sorta di tettoia, per poter confrontarci sempre nel rispetto delle normative sull'emergenza, quindi mascherina, guanti e quant'altro. Io le chiedo questo, caro Presidente, lei sa la stima che ho per lei, perché proprio da lei ho imparato il confronto, diciamo, con i consiglieri e con i cittadini. Sarebbe una bella cosa se il consiglio di circoscrizione, non dico il 4 maggio, quando sarà possibile, se sarà possibile, possa tornare ad avere la stessa interlocuzione che si aveva prima. Per cui io confido sicuramente in un ennesimo suo intervento, Presidente, che possa fare chiarezza per quanto riguarda il ritorno ai consigli, diciamo, fisici, perché questo per noi sarebbe molto importante. Per tutto quello che concerne l'ordine del giorno, Presidente, io avrò modo di, come dire, valutarlo meglio piano piano, anche visto che ho iniziato oggi questa mia seduta, fermo restando che la volontà è chiara, Presidente, che è quella di essere operativi, di essere volontari, di sbracciarci per quanto mi riguarda. Io sono a completa disposizione della circoscrizione, ma Presidente, sono anche a completa disposizione come volontario, qualora ci siano le condizioni di autorizzazione da parte degli organi competenti della Questura, immagino, nel poter fare qualche cosa, anche una piccola cosa, in favore della nostra circoscrizione. Grazie Presidente e grazie consiglieri. Grazie consigliere Nicolao. Allora, io volevo specificare che così come ha fatto adesso il vicepresidente, che non ha quindi attraversato i punti che sono già inseriti all'ordine del giorno sia come discussioni che anche come mozioni, mi auguro che gli altri tre interventi che si sono prenotati per le prenotazioni, per le comunicazioni, vadano sempre in questa direzione, perché diversamente vi chiedo lo sforzo di rimandare quelle che sono queste comunicazioni al dibattito d'aula che si svolgerà a breve sulla discussione inserita all'ordine del giorno. Con questo do la parola sulle domande che ha fatto il consigliere Nicolao. Mi riservo domani mattina di fare alcune verifiche e di rispondere punto per punto. Chiedo al consigliere imperiale di fare la propria comunicazione. Prego. Presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, consiglieri. Presidente, la mia era una semplice domanda. Intanto, se si può fare portavoce di parlare con l'assessore Martina per capire se fondamentalmente questi pseudo 100 milioni virtuali che ha dato la regione siciliana al comune di Palermo, se fondamentalmente questa parte di 100 milioni, se fondamentalmente sono arrivati o fondamentalmente ancora sono dei soldi virtuali. Come ben sappiamo, dico credo una parte dei consiglieri, questi soldi sono stati proclamati, ma ancora ad oggi, fino a ieri, dico, credo che ancora non erano arrivati. Quindi la prego di farsi portavoce, perché in questo momento stiamo affrontando molte le tematiche della povertà nel centro storico e quindi dobbiamo capire se fondamentalmente la regione questi soldi li ha dati o dobbiamo aspettare fondi europei, cose e quant'altro, e quindi forse se ne parlerà dopo il COVID. Siccome ho letto tramite qualche social
dei emendamenti fatti alla regione siciliana, quindi vorrei cercare di capire, quindi la prego di farsi portavoce per questa cosa e gentilmente dire qualcosa in consiglio in merito a questo, quindi farsi portavoce con l'assessore Mattina e informarci di questo e come verranno divisi questi ulteriori, se con Bonipasto o con altro. Poi, per quanto riguarda quanto diceva il consigliere Nicolao, io ho avuto modo di stare in una piazza dove c'è stato un po' di caos nei giorni scorsi, con circa tre settimane fa, dove c'era presente anche l'arma dei carabinieri per questa situazione. Dico, mi sono presentato come consigliere e non ho avuto nessun problema, non hanno voluto neanche nessuna autocertificazione, perché siamo persone delle istituzioni, quindi credo che su questo noi non abbiamo problema di lavoro, cioè possiamo lavorare tranquillamente. Se dobbiamo fare qualche sopralluogo, secondo me lo possiamo fare tranquillamente. Però, secondo me, avere anche un'affermazione la giustifico, cioè la condivido la richiesta del consigliere Nicolao, ma credo che non abbiamo problemi su questo. Poi un'altra cosa, Presidente, dico, io mi è capitato di chiamare l'AMAP da consigliere e mi è stato detto che devo chiamare il numero verde. Questa cosa non la condivido per nulla, quindi la prego di farsi portavoce, perché questa cosa non la posso tollerare e quindi mi auguro che domani avremo qualche comunicazione in consiglio su questo, perché io non la condivido per niente il fatto che io da consigliere debba chiamare il numero verde per far fare uno spunto. Sono stato eletto dai cittadini, devo chiamare l'AMAP e l'AMAP deve intervenire. Poi se l'AMAP interviene un giorno, due giorni, ci sono problemi con i dipendenti mancano dipendenti, questa è un'altra tematica, ma io devo chiamare il dirigente o il capo squadra o chiunque sia dopo una mozione o dopo una richiesta, e devo essere ascoltato, non devo chiamare il numero verde. Quindi la prego di farsi portavoce anche di questo, Presidente. Capisco tutte le esigenze che ci sono in questo momento, capisco il suo lavoro che è tantissimo, ma la prego di farsi portavoce di questo. Ho finito, Presidente. Grazie consigliere Imperiale, io avrei già delle risposte, però preferisco, appunto, per metodo diciamo che ci siamo dati, che domani mattina elenco tutte le risposte alle comunicazioni che stanno avvenendo nel dibattito d'aula. Prego consigliere Tramuto. Sì, buongiorno Presidente, buongiorno a tutti. Io in merito all'ordine del giorno già mi sono espresso ieri. La mia comunicazione è una comunicazione prettamente per far rivivere, far capire a tutti che si sta ritornando alla normalità, che tutto presso a poco sta cominciando a rifunzionare. Volevo comunicare all'Aula che stamattina è stata impiantata, a seguito di una mozione presentata da me ma votata favorevolmente da tutta l'Aula, è stato impiantato il nuovo impianto di segnaletica orizzontale in via Papireto all'altezza della farmacia Caronna. Era qualcosa che chiedevano i cittadini, chiedevano i residenti, soprattutto per la sicurezza degli avventori della farmacia, che purtroppo è una strada, essendo che viene in discesa, dove viene percorsa con grande velocità, quindi hanno chiesto questo impianto e stamattina finalmente è stato fatto. Era solo per dare una comunicazione che tutto sta ricominciando, tutto sta riprendendo. Grazie Presidente. Io la ringrazio soprattutto per la velocità nell'intervento, consigliere Tramuto. Prego consigliere Piterresi. Sì, più che altro una segnalazione veloce è per quanto riguarda il portale degli aiuti alimentari, perché penso che al momento sia l'emergenza quella più necessaria ai cittadini. Da venerdì i cittadini si collegano al sito del Comune di Palermo e il link della Protezione Civile è totalmente scomparso. Quindi chi ha anche la procedura già definita con la fase di registrazione e deve procedere con l'invio dell'autocertificazione e relativi documenti, al momento è impossibile. Ma il discorso che i cittadini si lamentano è che non è stata data nessuna comunicazione, il link è scomparso e non si sa completamente come si devono comportare.
Poi importante è il conoscere anche questi centri che sono stati autorizzati per ricevere le autocertificazioni o per dare il sacco spesa, perché ci sono diverse ovviamente procedure e i cittadini non sanno sinceramente come comportarsi, sono un po' sbandati. E poi un'altra informazione riguarda l'ordine del giorno di marzo, se quell'ordine del giorno verrà a seguire oppure non so come vi comporterete con l'ordine di marzo, perché c'erano anche dei punti importanti da andare a discutere. Tutto qua, poi riprendo la parola successivamente. Presidente, quando vuoi io vorrei dire quattro cose. Sorci. Presidente, io avevo finito. Mi sentite? Sì, scusate, io parlavo, ma nel frattempo diciamo non avevo attaccato il microfono. Sì, consigliera Pitarresi, grazie, risponderò domani sulle sue comunicazioni. Consigliere Randazzo e poi il consigliere Sorci. Buongiorno a tutti, voglio essere breve. Il discorso che ha fatto il consigliere Nicolao mi ha anticipato come consigliere imperiale. Per quanto riguarda problemi di fognature e potare alberi, qua i residenti mi hanno chiamato, un bel po' di residenti mi hanno chiamato e io gli dico semplicemente il momento che stiamo vivendo, in questo momento non è possibile. Presidente, vorrei delle risposte. Grazie. Ho finito. Grazie consigliere Randazzo. Consigliere Sorci. Sì, a parte che ieri ci siamo fraintesi, io dicevo una cosa diversa da quella lei forse che mi sono spiegato male. Io dicevo se potevamo sarebbe stato meglio fare l'ordine del giorno insieme, ma dico ormai è superato e basta. È chiaro che noi oggi abbiamo mille problemi di carattere sia sociale che economico e è per questo che ritengo sia opportuno incontrare poi il Presidente e la Commissione tutta delle attività produttive per capire come co si comporteranno e come si agevoleranno coloro i quali hanno necessità di dilazionare i debiti verso il Comune, di ricominciare a lavorare, come allargheranno gli spazi, come saranno le bollette energetiche, eccetera, eccetera. E quindi ritengo giusto e necessario incontrarla, quella commissione, per farne il punto. Io, tra l'altro, tra le altre cose, quello che non riesco a capire è quello che non fa la RAP. La RAP per ora non sanifica e non spazza, o perlomeno spazza solo gli assi principali, come se le altre strade non ne avessero bisogno. Per cui c'è una situazione che sarebbe bene chiarire con chi di dovere, da poter stabilire qual è il criterio secondo il quale questo viene fatto così come viene fatto per ora ed è fatto per ora. E poi ci sono tanti altri problemi, come quello dei trasporti, la scuola, il distanziamento con le scuole pubbliche comunali e molte altre cose. C'è un altro problema, per esempio, con Alab, che Alab ha un sacco di negozi aperti. Però la partita IVA è solo di uno, mentre tutti gli altri partecipanti sono dei dipendenti dei concessionari di Alab, per cui sarebbe opportuno incontrare anche Pietro Muratore che per farci spiegare come sta superando e vuole superare questi problemi. Dico queste cose che saranno tra le mozioni che presenterò per poter appunto parlarne e dibattere. E sperando che la Regione, tra l'altro, ci aiuti ad avere i fondi per poter realizzare tutto quello che serve in questo momento ai commercianti, ai residenti, a tutti coloro i quali appunto hanno necessità di poter andare avanti al di là degli aiuti alimentari che sono un fatto necessario, ma spero momentaneo, e quindi che tutto dovrà essere superato dall'attività economica. Tutto qua, grazie Presidente. Grazie consigliere Sorci, consigliere Valenti.
Sì, Presidente, volevo 30 secondi. Dico, volevo dire che anch'io sono stato contattato per determinate situazioni. Dico, la cosa che mi urge, come diceva il consigliere, giustamente il consigliere imperiale ha detto che non ci sono problemi. Dico, però, dico, se lei domani ci fa sapere questa cosa, nel momento in cui ci dovessero fermare, se potrebbero farci problemi o meno. Ho finito l'intervento. Grazie consigliere Valenti. Io, se non ho letto male, in questo momento le comunicazioni non ci sono altri iscritti a parlare. Bene, mi pare che siamo ritornati con il piglio giusto nel iniziare, diciamo, i lavori, riprendere i lavori del Consiglio della prima circoscrizione a partire, diciamo, dalle cose concrete. Adesso su tutto quello che è stato detto mi sento di rispondere immediatamente alla consigliera Pitarresi, che ha chiesto informazioni sull'ordine del giorno del mese di marzo. Come ho detto ieri, ed è a verbale ed è nella registrazione, è ovvio che tutti quelli che sono i documenti ufficiali che avete presentato e che vanno discussi in aula saranno oggetto di una riproposizione al prossimo ordine del giorno. In questo momento era importantissimo riprendere col piglio giusto. Quando il consigliere Sorci fa notare che è opportuno fare in questo momento soprattutto una condivisione dei temi e delle argomentazioni e dei documenti che vengono presentati ufficialmente al dibattito della prima circoscrizione, io ritengo che è proprio quello che stiamo facendo, cioè nel senso che noi ieri non abbiamo perso tempo, abbiamo fatto un'ora e mezza di confronto tra di noi per discutere quali sono gli argomenti e quali sono i temi che riguardano il punto di vista sulle politiche sociali in questo momento. Oggi dibatteremo sul tema delle attività produttive, per cui alcune delle vostre comunicazioni, non entro nel merito di chi, ma sono andate in questa direzione, per cui noi stiamo già facendo questo ordine del giorno condiviso. Poi io lo dico con molta chiarezza, poco importa se il documento lo presenta un consigliere piuttosto che un altro, piuttosto che un gruppo politico, piuttosto che più consiglieri contemporaneamente. La questione fondamentale invece è condividere le argomentazioni come stiamo facendo adesso, e lo faremo, ripeto, fino all'ultimo consiglio del mese di aprile. Entrerei quindi proprio sulla questione e introduco il tema di oggi, che riguarda la discussione proprio sulle attività produttive. L'ordine del giorno prevede una serie di punti, ma ripeto, anche qui i punti che sono stati inseriti sono dei punti che sono stati dibattuti tra gli 8 presidenti di circoscrizione e sono dei punti che vanno assolutamente contestualizzati. Alcuni già entrano nel merito delle nostre questioni e probabilmente questi punti che riguardano le attività produttive non sono nemmeno esaustive. In questo momento ci sono più di 100 ristoranti e attività food e attività locali notturni che stanno condividendo una serie di manifestazioni per fare notare, e io mi sento assolutamente di condividere il loro punto di vista, per manifestare l'attenzione che è necessaria rispetto a queste attività produttive che in questo momento sono in fortissima crisi, non solo per il coronavirus, ma soprattutto per le conseguenze del coronavirus. Se il governo al nord e in tutta Italia ha deciso di riaprire le fabbriche dopo una fortissima pressione da parte di associazioni e realtà molto importanti come la Confindustria, non si sente più nulla. Nonostante il parere negativo di buona parte dei sindacati che ci sono nel paese, ripeto, la nostra industria si chiama turismo, e quando parliamo di turismo, come sta succedendo negli ultimi anni, che ha sostanzialmente avviato, fatto aprire Saracinesca a tantissime realtà nuove che avevano una serenità dal punto di vista economico
e offrivano posti di lavoro concreti a tanta gente, in questo momento queste attività sono in fortissima crisi. Bene, Palermo risponde insieme, hanno risposto insieme, stasera le saracinesche di oltre 100 attività commerciali, food, saranno accese e simbolicamente domani mattina queste attività consegneranno le chiavi delle proprie attività al sindaco per chiedere un impegno forte da sottoporre al governo nazionale, perché la nostra industria, al pari di Fincantieri, al pari di tutte le grandi industrie del nord, siano messe nelle condizioni di poter avere un sostegno importante. Oggi i temi riguardano soprattutto quello che sarà la fase 2, per cui nel trattare questi punti, che servono semplicemente da spunto, non vogliono essere esaustivi di un ragionamento. Un primo importante dato è legato alla forte partecipazione delle attività commerciali nel dibattito pubblico. Chiedono di essere sostenuti e noi come organo di partecipazione ci dobbiamo porre questa questione. Sostenerli significa non solo avere, diciamo, una continuità rispetto al passato del nostro lavoro d'aula, ma significa anche avere una concretezza rispetto a quelle che sono alcune questioni fondamentali. Cosa succederà delle tante saracinesche che non saranno nelle condizioni di poter riaprire? Cosa succederà? Questo è compito nostro, compito della politica, interrogarsi su questo, e soprattutto compito di chi ha come mission l'ascolto e la traduzione di questo ascolto in politiche reali. La circoscrizione su questo si deve impegnare fortemente. Una delle iniziative che sta venendo fuori e che mi vede anche protagonista, ci vede protagonisti, mi auguro, tutti quanti, è quella che succederà il primo maggio. Primo maggio, oltre 20 ristoranti del centro storico cucineranno 2000 pasti insieme a alcune realtà di volontariato e saranno distribuite in tutto il centro storico alle famiglie in difficoltà, e saranno distribuite anche fuori dalla circoscrizione, perché Palermo è tutta una città, non c'è una città dentro la città, ci sono tanti quartieri, ma c'è un dialogo, e quindi questi pasti finiranno a famiglie in difficoltà allo ZEN piuttosto che al CEP. Questa iniziativa non è un'iniziativa per distribuire semplicemente pasti, ma per rivendicare fortemente il tema del lavoro. Noi siamo qua in una condizione di lavoro che non sappiamo in grado cosa sarà domani. Il turismo di quest'estate sarà un turismo a livello regionale, e questo garantisce poco rispetto alle sicurezze che imprenditori, piccole imprese, lavoratori possono avere domani. Quindi oggi il nostro primo maggio è un primo maggio molto particolare, è un primo maggio che nessuno di noi avrebbe voluto, però in questo momento è un primo maggio su cui ci dobbiamo interrogare e sul nostro ruolo dobbiamo fare la nostra parte. Ovviamente, come ho detto ieri, lo ripeto, la circoscrizione coordina questa iniziativa, ma non sarà a distribuire pasti. Noi facciamo il nostro ruolo, rivendichiamo politicamente il fatto che in questo momento ci sono c'è necessità di una solidarietà reale. I lavoratori in difficoltà sono tanto le attività commerciali che sono chiuse, quanto i ragazzi che distribuiscono i pasti, quanto le persone che vengono raggiunte da questi pasti, che spesso e volentieri sono lavoratori in nero, lavoratori precari, immigrati, persone che già vivevano in difficoltà la propria quotidianità e che in questo momento devono stare a casa, ma per stare a casa qualcosa da mangiare la devono avere. Quindi su questo è una prima iniziativa concreta. L'altra iniziativa concreta che la circoscrizione ha fatto in questo momento di casino totale è stato quello di lanciare una rete tra commercianti dei mercati storici per metterli insieme e organizzare una bagnata solidale. Si possono raccogliere generi alimentari, uno per darli alle persone che sono in difficoltà, due perché chi vive nei mercati storici e ci lavora sa benissimo quanto è difficile riuscire già in tempi normali a garantire la propria attività, tre perché c'è fortemente bisogno di dire che i mercati storici, i nostri mercati storici, sono aperti, non sono chiusi, devono stare dentro le regole del Covid e ci dovranno stare anche dopo. Per cui uno dei temi centrali che vi pongo, che pongo all'attenzione del Consiglio della prima circoscrizione, è proprio il fatto che è questo il momento in cui
è più semplice, è più immediato, è più diretto, troveremmo più consenso ad avviare un processo di regolarizzazione dei mercati storici. Io condivido l'invito del consigliere Sorci, anzi, e lo invito a farlo direttamente attraverso un documento di invitare il presidente delle attività produttive, ma per discutere di lavoro, per discutere di cose concrete, per discutere di come oggi non solo supportiamo chi è in regola, ma anche chi è soprattutto rimane fuori dagli aiuti, perché non ha la partita IVA, perché come fa Alab, ma come fanno i commercianti del mercato, dei mercati storici, come fanno i venditori del mercato dell'usato, come fanno i tanti e tante che in questo momento sul tema del lavoro sono in fortissima difficoltà. Tornando, diciamo, all'ordine del giorno e ai punti inseriti, la questione, diciamo, del SUAP rispetto al regolamento che è stato recentemente approvato in aula in consiglio comunale, che noi abbiamo fortemente criticato. Quel regolamento non mette nelle condizioni di poter regolarizzare le attività che hanno che usano dello spazio per mettere dei tavoli, ma assolutamente diventa discriminante. E quindi su questo, perché a seconda che se sei sull'asse principale o se sei su un'altra piazza pedonale, hai un trattamento diverso. Allora questa cosa qua riguarda il tema e il confronto che dobbiamo avere necessariamente con chi gerarchicamente deve prendere queste decisioni, ma dall'ascolto. Noi non siamo qui a fare, diciamo, se non altro che tradurre in politiche reali quelle che sono le richieste che ci arrivano dalle attività commerciali. E un'altra questione riguarda la ZTL notturna, lo dico con molta chiarezza. Io sarò uno dei primi promotori del no alla ZTL notturna appena si riaprirà, diciamo, il 4 maggio, appena ci saranno le condizioni. La ZTL notturna dovrà essere reintrodotta, perché si dovrà andare verso una sospensione, per quanto mi riguarda, solo quando ci saranno le condizioni perché sia ripartita la macchina amministrativa, la macchina commerciale del centro storico. Badate che queste non sono questioni semplici, perché noi avremo probabilmente un consenso tra di noi, avremo un dibattito tra di noi e proveremo a trovare l'unità il più possibile quando sarà possibile, ma non so se anche all'interno della mia maggioranza quanto vi sto dicendo sarà argomento, diciamo, semplice da trattare. E l'altra questione fondamentale, e chiudo questa lunga premessa ma era necessaria, riguarda la questione dei provvedimenti urgenti che l'ufficio turismo del comune deve mettere in atto. Noi dobbiamo fare in modo che la regione sia data la possibilità all'ultimo siciliano quest'estate di poter passare un giorno, due giorni, una settimana, un mese a Palermo, perché questo significa non fermarsi, significa continuare a dare la possibilità a tante attività commerciali di lavorare, ma anche al popolo siciliano di riconfrontarsi, di riconoscersi, di vedere le bellezze della propria terra. Ci dobbiamo organizzare su questo, è fondamentale, e su questo è utile, molto utile, l'apporto che è, e riguarda la discussione che faremo giovedì, l'apporto che possono dare tutte le realtà culturali attive in città. C'è moltissimo fermento su questo, e soprattutto c'è moltissima voglia di essere partecipi di un confronto. Io ieri ho partecipato a un'assemblea che si è fatta online, e chiudo, hanno partecipato 300 persone. L'unico politico che ha partecipato, diciamo, tra virgolette, sono stato io, ma non ho parlato di aiuti alimentari. Ho parlato, diciamo, di come stare dentro il conflitto, perché oggi quello che ci si chiede è come ripartire e come noi stiamo dentro i luoghi del conflitto. Ci siamo stati in questi anni di circoscrizione. Probabilmente dobbiamo riprendere, come diceva il consigliere Nicolao, da dove siamo partiti, reimmaginare, diciamo, quello che è stato un percorso, criticamente guardare quello che abbiamo fatto e provare a reimmaginare come ritornare nelle piazze e nelle strade. È il nostro compito. Abbiamo smontato il palazzo e lo abbiamo portato in strada. Quello che dobbiamo fare adesso è ricapire come smontare questo palazzo e riportarlo, diciamo, nei luoghi del conflitto. È lì che veramente c'è bisogno di noi. È lì che oggi c'è bisogno di un intervento forte, determinante, senza paura, andando contro anche, diciamo, chi oggi ci dice che dobbiamo stare all'interno di un recinto perché qualcuno ce lo dice meglio, perché qualcuno domani ci ha promesso di avere
probabilmente una candidatura presso non so che cosa. Io vi chiedo di essere molto umili e molto seri su questo. Noi abbiamo una mission, non abbiamo politici che ci dicono quello che dobbiamo fare. Noi abbiamo una grande opportunità. Il dibattito che abbiamo avviato in questi anni, ascoltando tantissimi e tantissimi cittadini, ci dà la possibilità di aprire uno squarcio nuovo rispetto alla politica. Vi chiedo, diciamo, di fare uno sforzo di questo. Scusate se mi accaloro sul tema, ma ci credo molto nel ruolo della circoscrizione. Se è in grado di fare sempre autocritica rispetto a come procede, e provando un attimino a stare dentro le questioni vere. Nei prossimi giorni sarà ufficiale la seconda ditta che costruirà il mercato coperto di Piazza Carmine. Già la prima è stata presa, perché il cantiere è stato, cioè il progetto è diviso in due lotti. Bene, un primo lotto già è stato assegnato, il secondo sarà assegnato a breve ufficialmente, e noi lì dovremmo esercitare un ruolo centrale, non sul dire quanto siamo stati bravi, ma sul come accompagnare. Non si sente più nulla. Le attività commerciali presenti adesso in piazza, chi con tutto quanto, sia in regola, sia non in regola. Dicevo, verso un rilancio reale del mercato di Ballarò. Scusate, ma io sono connesso con il mio cellulare e quindi ogni tanto squilla e cade la connessione. L'ho fatta lunghissima, sarà una tragedia per chi dovrà fare il verbale. Ora, per come diciamo la mia lunghissima premessa, cedo la parola a chi si iscrive a parlare. Prego. Presidente, io mi sono già iscritto. Io pure gradirei. Allora, come si fa? Prego, consigliere Valenti. Sì, Presidente, mi creda, sono veramente orgoglioso di tutto ciò che ha detto, soprattutto per il bel e confortante discorso che ha fatto. Veramente le faccio i miei complimenti e spero con tutto il cuore che tutti noi consiglieri possiamo partecipare aiutando la gente, cercando di risolvere purtroppo questi gravissimi problemi. Poi le volevo chiedere una cosa, Presidente. Dico, ma secondo me, Nico, non ci sarebbe niente di male se partecipassimo un omaggio anche noi come consiglieri a distribuire il cibo ai magari alla prima circoscrizione. Non dico di allargarci alle altre circoscrizioni, dico, ma se fosse possibile, dico, lei e ce lo dica che noi ci attiveremo, chi vuole naturalmente ci attiveremo a partecipare per queste consegne. Ho terminato, Presidente. Io casomai rispondo poi dopo. Il consigliere Sonci, prego. Cico, Presidente, io ribadisco un concetto che è il concetto principale. La mia stima verso di lei è incondizionata e lei lo sa e lo sa perfettamente. A proposito delle attività produttive, ne avevo parlato già con lei prima che venisse convocato il Consiglio, quando ci siamo incontrati in circoscrizione. È chiaro che il mio discorso di vorrei chiarire il problema ALAB, che non è ALAB, è una realtà di cui essere orgoglioso. Ma oggi è accaduto l'imprevedibile, per cui io sono curioso di sapere come si supera questa situazione che si è creata, peccato per questo disgraziato momento che è quello del corona. Dico, quindi tutto il resto, con la scuola eccetera eccetera, sono tutti argomenti che io spero trattare assieme al Consiglio, perché scriverò le mozioni eccetera eccetera, per poterne condividere. Io scriverò il titolo del tema e spero di insieme approfondire le questioni. Tutto qua. Mi interessava chiarire questa stima nei suoi riguardi. Tutto qua. Ho finito. Grazie, consigliere Sorci. Consigliere Imperiale. Presidente. Presidente. Mi ascoltate? Prego, consigliere, prego, la sentiamo bene. Presidente, io dico, esco fuori un attimo dalla tematica, perché credo che ci sono delle cose che si debbano fare con estrema urgenza, come ad esempio la sanificazione dei mercati storici. Secondo me deve essere fatta giornaliera in questo momento.
Quindi io ho visto una mozione presentata dal consigliere Nicolao all'ordine del giorno, e quindi secondo me potremmo anche trattarla, se possibile velocemente, dico, considerando che condivido tutto il suo discorso in toto, ma ci sono delle tematiche da affrontare in merito al Covid, che sono sanificazioni delle strade, sanificazione dei mercati storici giornaliera, che vanno affrontate, e la, come la mozione del consigliere Nicolao, va affrontata in maniera veloce. Quindi, se possibile, potremmo anche pure entrare nell'ordine del giorno. Per quanto dichiarava invece il consigliere Valenti, io credo che noi come consiglieri non dovremmo metterci a dividere il mangiare, ma non perché non siamo in grado di farlo, perché non vogliamo aiutare, ma perché ci sono molti volontari che stanno facendo questo, associazioni. Io ricevo chiamate giornalmente di persone che vogliono fare volontariato, e quindi secondo me è più idoneo che lo facciano i volontari questo. Non di meno a questo, questo è il mio piccolo intervento, quindi lascio subito la parola a chi vuole parlare. Grazie consigliere Imperiale. Dico, prima di procedere, diciamo, condivido l'intervento di, appena fatto da Salvo Imperiale. Aggiungo che appena finiamo questa discussione, se siamo d'accordo, insomma, metteremo subito in discussione questa mozione presentata dal vicepresidente. Prego, consigliera Venturella. Presidente, mi vedete? Sarò breve. Anch'io, insomma, il mio applauso a quanto ha detto, perché rappresenta fondamentalmente lo spirito che anima il lavoro della nostra circoscrizione, presente nel territorio non tanto in maniera strumentale, ma veramente significativa, attenta alle dinamiche più profonde e soprattutto a quello della comunità attiva e della di quel percorso di bene comune e di partecipazione attiva che veramente ci contraddistingue. Purtroppo la parola che in questi ultimi tempi ci risuona quotidianamente è quello della resilienza, e che vede diverse ramificazioni, tutte importanti, per cui dare precedenza il prima e il dopo non è semplice. Quindi il mio auspicio è quello di veramente snocciolare e dare un metodo che possa agire sia ai bisogni, per quanto riguarda i bisogni primari, che possono essere anche quello di uscire da casa e trovare una città sanificata, ovviamente, che è la garanzia di una salute, ma allo stesso tempo i problemi più profondi, che sono legati a un'economia che, come diceva lei, è basata fondamentalmente sul turismo e che vedo un muro nero davanti, ma che dobbiamo piano piano sgretolare. Quindi la nostra azione sarà quella proprio di ascoltare e cercare, per quanto noi non si sente più nulla. Non si sente. Consigliere Venturelli. Fare in modo che pian piano, sì, come ha detto il consigliere. Sì. Mi sentite? Consigliere, una cortesia. Sì, ci penso io. Se è possibile riprendere negli ultimi 30 secondi, perché si è persa la connessione. La resilienza l'avete sentito quando stava parlando di turismo, ecco, lei aveva detto sì, nel senso che il turismo è la nostra, ovviamente l'economia, quello che l'economia principale che muove tutto il territorio, naturalmente, dai locali ai B&B, per cui sarà veramente molto complesso, ma dobbiamo con un ottimismo cercare di capire come rimettere dei tasselli a posto, e quindi per quanto dico ci può competere o nelle nostre capacità o potere aiutare a questi insomma a che questi passaggi avvengano in maniera graduale. Come diceva il consigliere Valenti, credo che il nostro desiderio sia quello di ritornare nelle strade, anche il consigliere Nicolao diceva, ad essere presenti con i nostri concittadini, che per i quali siamo un punto di riferimento, e lo siamo stati anche in questi mesi
attraverso mail, telefonate, WhatsApp, fotografie, cioè non ci siamo fermati, però la nostra presenza in strada la desideriamo tantissimo, quindi sono concorde al fatto di chiedere, di poter partecipare a delle iniziative che ci vedono, ecco, presenti realmente nelle strade con i nostri concittadini. Grazie Presidente. Consigliera Pitarresi, prego. Sì, a proposito di attività economiche proprio del nostro centro storico, dico, da questa emergenza purtroppo dico, non ne usciremo ovviamente in maniera facile. Anche per il fattore epistitico che sta andando a implicare, non si sente nulla. Consigliera, mi perdoni, consigliere Randazzo dovrebbe staccare il microfono. Ok. Grazie, che ho preso la parola, poi si è iscritto a parlare con il cartello il vicepresidente, però ho preso nota. Prego, consigliere Randazzo. Posso finire? Scusi, prego consigliere Pitarresi, mi sono confuso. Sì, prego consigliere Pitarresi. Certo. Allora, dico, non sarà facile uscire da questo periodo dopo tutto quello che abbiamo vissuto, soprattutto a livello psichico. Quindi a proposito della ZTL a cui lei faceva riferimento, adesso dico, dobbiamo cercare, dopo tanti anni che si parla di rivalutare, riqualificare il centro storico, si lavora da tanti anni per questo, già eravamo arrivati veramente a un buon punto. Dico, adesso non ricominceremo, dico, dobbiamo essere sinceri con noi stessi e con la situazione attuale, anche perché sì, i contagi vanno riducendo, c'è una situazione più positiva, ma la ripresa ovviamente non sarà facile e non si ritornerà come prima in maniera ovviamente veloce. Quindi a proposito della ZTL, io considererei, per cercare di far ritornare, rivivere di nuovo i nostri mercati, i nostri quartieri, al momento di sospenderla definitivamente, non soltanto quella notturna, ma anche la ZTL normale. E ovviamente, dato che abbiamo le zone pedonali, che già sono tantissime le zone pedonali sul territorio, credo che al momento, anche per tutto l'anno, si possa sospendere la ZTL e cercare di nuovo di far avvicinare le persone al centro storico. Credo che questo sia fondamentale per fare riattivare le attività produttive della prima circoscrizione. E poi sto preparando un documento in merito alle strutture extraalberghiere che stanno vivendo veramente una condizione difficile. Me ne sto occupando in maniera proprio intensa anche con il vicepresidente della commissione produttiva, per cercare di creare degli incentivi per queste categorie, che sono delle categorie che pagano le tasse, pagano la tassa di soggiorno, e non sono state assolutamente considerate dal decreto Cur Italia, senza nessun sussidio e senza nessun incentivo. Credo che le strutture extraalberghiere in questi anni hanno dato un notevole aiuto a quello che è il turismo della nostra città e soprattutto un notevole supporto. Sono state da traino. Se vogliamo rilanciare la prima circoscrizione e il centro storico, ovviamente tutto il tessuto storico-culturale della nostra città, non possiamo dimenticarci di questa categoria. Quindi è fondamentale lavorare su questo. Ho chiesto di magari andare a ritornare quella che è la tassa di soggiorno dell'ultimo anno direttamente alle strutture stesse, per cercare di poter mantenere le case aperte e poter in un certo qual modo ricominciare a lavorare ed attendere di nuovo ovviamente il flusso turistico, in maniera di non cercare di far cambiare a queste persone lavoro, perché tanti di loro
a suo tempo si sono dedicati solo a questo, hanno lasciato la vecchia attività e si sono interamente dedicati alla struttura, e invece adesso si sono ritrovati senza niente. Quindi su questo secondo me è importantissimo, insieme al discorso di confrontarsi con l'assessore. E parlare proprio di DL. Non so se mi sentite. Pronto? Mi sentite? Forte e chiaro. Sì, sì, la sentiamo. Ok, perfetto, ho finito. Un saluto a tutti. Grazie, consigliera Pitarresi. Consigliere Randazzo. Presidente, si è fatto un grandissimo lavoro per quanto riguarda da portare gli alimenti alle famiglie. Però, Presidente, abbiamo tante famiglie che non hanno residenza, quindi irreperibile. Non avendo residenza, queste persone non danno il sacchetto della spesa. Presidente, lei lo so che in questo tema è grandissimo. La prego gentilmente di attivarsi al problema, perché ce n'è tante famiglie che veramente sono irreperibili e non hanno nulla. Grazie. Sì. Sì, io solo per dire al consigliere Randazzo che il lavoro che si sta facendo di mappatura molto dettagliato in questo momento riguarda soprattutto tutte quelle famiglie che e persone singole che rimarranno fuori dagli aiuti centralizzati della Protezione Civile. Lo dico perché rispondo solo a questo delle tante questioni che state ponendo, solo perché riguarda un argomento già trattato ieri e forse nella mia descrizione di ieri non sono stato molto chiaro, per cui assolutamente d'accordo abbiamo chiesto a gran voce all'amministrazione centrale di estendere il tema, diciamo, degli aiuti non solo a chi ha residenza in città, ma anche a chi per esempio vive da anni in città o che addirittura purtroppo, nonostante ha anche i documenti della carta d'identità scaduta, non può rinnovarla perché non ha da poter dimostrare una propria residenza. Quindi su questo assolutamente d'accordo. Prego, consigliere Nicolao. Sì, grazie Presidente per avermi dato la parola. Io sarò non breve di più, perché so che lei ha fretta e che deve andare via, e quindi voglio essere proprio conciso. Allora, Presidente, devo fare una puntualizzazione. Io credo che noi siamo uomini. Poi ognuno di noi ha la sua propria identità, il proprio lavoro, e poi siamo consiglieri di circoscrizione, lei è presidente, io sono vicepresidente e i restanti sono consiglieri. Sulla libertà di esprimere volontariato, io credo che non ci sia un codice da dover rispettare, ognuno nella sua massima libertà, ciò che si sente di fare e ciò che non va come dire, non va in collisione con la propria etica e con il proprio ruolo che svolge, di fare ciò che si senta di fare. Non c'è nessun reato penale e né civile né svolgere opera di volontariato, Presidente. Noi oggi vediamo i carabinieri che portano le medicine a casa agli anziani. Noi vediamo i carabinieri che portano da mangiare a casa agli anziani, a coloro che hanno difficoltà. Quindi io non dico e non condivido in toto ciò che ha chiesto il consigliere Valenti, di essere propedeutici dal punto di vista della distribuzione degli alimenti, però si faccia chiarezza una volta e per tutte. Ogni consigliere è libero di interpretare come crede un suo contributo in favore di questo momento di Covid-19. Pertanto spero e sono sicuro, Presidente, perché io ho notato che lei non dorme la notte, Presidente Castiglia, lavora 24 ore al giorno per assicurare in qualche modo che nella nostra circoscrizione non vada a letto digiuno nessuno, per cui ancora grazie. Poi sono contento che lei condivide la possibilità di tornare ad avere un minimo di relazione con i cittadini. E quando poco fa le ho detto che dovremmo meditare
proprio di creare una sorta di unità di crisi all'interno del parcheggio. Via le macchine, presidente, mettiamo i gazebi e riceviamo con ordine le persone che hanno difficoltà, qualunque difficoltà. E in questo momento, per esempio, penso al primo tema che lei ha messo nell'ordine del giorno: sostegno per pagamenti affitti delle attività commerciali chiuse. In questo momento ci sono anche le abitazioni che hanno difficoltà a poter pagare, cioè ci sono i cittadini che hanno difficoltà a poter pagare gli affitti. Noi abbiamo un bando che scade il 15 di maggio, lo vogliamo pubblicizzare? Lo vogliamo mettere ancora una volta a disposizione anche di quel cittadino che non ha il computer, che non ha la stampante, che non ha l'email, presidente? Vogliamo essere operativi come lei ci ha insegnato, presidente, dal 2017 a essere su strada, a raccogliere le problematiche e le tematiche a provare a risolvere. Non ho detto che le risolviamo, ma proviamoci. Per cui ancora una volta, presidente, io lancio questo appello: faccia di tutto per tornare insieme con le giuste precauzioni, con guanti e mascherina, affinché si possano anche incontrare le persone con una certa, con un certo ordine, con un certo modo, nel rispetto del Covid e delle previsioni, delle le prevenzioni da Covid-19. Grazie, presidente. Grazie, vicepresidente Nicolao. Scusate, mi sono un attimino perso la chat, mi pare che non ci sono ulteriori richieste di intervento. Allora, io ritengo che sia necessario a questo punto, come vi dicevo, io purtroppo sono già in ritardo e devo andare via, però vi volevo, diciamo, dire delle cose, insomma, fondamentali che vengono fuori da questo dibattito. Qui non vince nessuno, io lo dico con molta chiarezza, qui non vince nessuno, qui vince... Presidente, mi perdoni, vorrei dire una parola. Sì, consigliere Valenti, ora le do la parola. Qui l'unico obiettivo che ci deve porre tutti estremamente presenti, e sono d'accordo sulla necessità che i consiglieri siano nella condizione di poter riprendere forse con molta più forza di prima il proprio agire all'interno del territorio, del confronto con i cittadini. Ovviamente ci sono delle questioni che non possono essere come prima, e ovviamente c'è anche la vostra salute. Io lo dico con molta chiarezza: ogni volta che si scende in strada, ogni volta che si ha contatto con qualcuno, è un potenziale rischio. E quindi io, sapendo che tutti siete consapevoli di questo rischio, ancora di più apprezzo e accetto la richiesta di avere chiarezza su come poter riprendere e rilanciare il ruolo di ognuno di voi, ma anche in un'ottica di dibattito collettivo. Qui non si salva una persona, lo ripeto, qui si salva, diciamo, una comunità, e la comunità salva la comunità. È uno slogan che in questo momento sta andando molto, diciamo, in voga, ma io mi ci riconosco pienamente. È la comunità che salva la comunità, e su questo ritengo fondamentale che, rispetto al tema di aiuti alimentari, il nostro compito è quello di fare segnalazioni agli organi competenti. In questo caso è il Consiglio del Presidente della prima circoscrizione, è il Servizio Sociale della prima circoscrizione, è, per casi di emergenza gravi, è il dottor Quercia delle emergenze sociali, e per casi, diciamo, particolari, è l'assessore Mattina, che sovrintende tutto l'intervento. È ovvio che noi non possiamo stare assolutamente a distribuire pasti, io lo dico con molta chiarezza. Quello è un compito che va fatto dalla comunità che salva la comunità, e la comunità sono le persone, sono i volontari, sono i tanti, è la Caritas, è la comunità Sant'Egidio, è i tanti che si stanno prodigando in questi giorni per distribuire concretamente aiuti, e che lo fanno in piena sintonia con l'amministrazione comunale. Consiglieri, sui pacchi di pasta si è fatto sempre grande confusione in questa città, e noi questa cosa qua non la faremo mai, almeno, diciamo, finché il presidente Castiglia sarà, diciamo, a fare il presidente. Io lo dico con molta chiarezza, perché litigheremo proprio come non abbiamo mai litigato nella nostra vita. Voglio essere molto chiaro sul tema, e condivido quanto detto dal consigliere Imperiale.
e anche dal consigliere Nicolao. Ognuno è libero di fare le proprie scelte, ma è anche libero di essere critico rispetto alle proprie scelte. Io vi assicuro che personalmente rimetto sempre in discussione tutto quello che faccio personalmente e che lo faccio nel ruolo di presidente di circoscrizione, lo rimetto sempre in discussione anche con me stesso, perché è necessario, perché questo tempo di coronavirus ci dà una grandissima occasione, che è quella di uscire persone migliori rispetto al passato. E questa cosa qua ce la dobbiamo porre. Non sono semplicemente questioni di categorie che ci possiamo difendere per portare avanti, diciamo, il nostro giusto e legittimo elettorato. Noi dobbiamo ragionare sulle questioni vere. Io non accetto che sul tema di aiuti alimentari noi siamo in prima fila a distribuire pasti a casa delle persone. Non lo accetto. È un tema, diciamo, molto delicato. Può essere frainteso, può essere, diciamo, di mille critiche. Noi dobbiamo fare altro, dobbiamo essere pungolo nei confronti dell'amministrazione comunale centrale per fare sì che gli aiuti arrivino a tutti, che tutti vengano aiutati, che tutto quello che avete dibattuto in questi giorni, tra ieri e oggi, e che dibatteremo nei prossimi giorni, sia concreto, che le partecipate ritornino pienamente all'operatività, che mettano, purtroppo, lo devo dire, i propri operai a rischio, perché sono a rischio, diciamo, di essere contagiati, ma che ritornino a fare i propri interventi. Quindi su questo è ovvio che c'è un tema che riguarda anche la macchina comunale. Oggi noi abbiamo 1200 dipendenti comunali che sono a casa in ferie, obbligatorie. E negli OPT, come ho detto ieri, che sono i centri dove si raccolgono i dati per completare le istanze, ci stanno i volontari. E i volontari non sono persone che hanno, diciamo, la competenza, ma anche, diciamo, il ruolo per poter dare le giuste indicazioni alle persone in difficoltà. E siamo in una situazione, diciamo, molto particolare. Quindi faccio appello a tutti per riprendere, diciamo, una corretta gestione di questa fase. Ripeto che ci sono delle questioni che noi dobbiamo assolutamente affrontare e che io veramente lo dico, diciamo, al di là del mio ruolo. Io vi ringrazio, perché il dibattito che stiamo facendo è un dibattito sano, è un dibattito accalorato, è un dibattito che ci permette anche, diciamo, di alzare un po' la voce in una stanza vuota dove siamo in questo momento e vorremmo essere in una stanza virtuale, e siamo in una stanza virtuale dove siamo tutti insieme. Io non sento differenza tra, diciamo, destra, sinistra e varie posizioni che abbiamo avuto in passato in questo dibattito, quindi vi ringrazio molto. Vi devo chiedere la cortesia di perdonarmi, perché devo assolutamente allontanarmi, e chiedo al vicepresidente di continuare i lavori d'aula, e ritengo che sia opportuna, e chiudo, ritengo che sia opportuna l'indicazione che è stata data dal consigliere imperiale, che chiedeva di trattare uno dei punti centrali che riguarda la discussione di oggi, la sanificazione dei mercati storici e di quelle che sono le aree, diciamo, che vengono che devono essere sanificate quotidianamente in questo momento. Quindi vi ringrazio a tutti e comunico al dottor Di Prima che abbandono i lavori d'aula. Grazie. Dottore Di Prima? Sì. Allora, visto che il presidente Castiglia non è più in aula, sì, così come dal regolamento, presiedo io i lavori d'aula. Questo lo devo scrivere. Vabbè, dico, una volta che abbandona, in automatico è lei il presidente. Questo lo decida lei, dottore Di Prima. Io è giusto che faccia questa puntualizzazione, perché sia tutti i consiglieri, ma soprattutto, visto che la seduta è registrata, si faccia chiarezza su chi presiede i lavori d'aula. Allora, io do subito la parola al consigliere Valenti, che l'aveva chiesta, non so se la vuole ancora, visto che l'aveva chiesta in presenza del presidente Castiglia. Decida lei, consigliere Valenti. Sì, presidente. Prego. Sì, presidente, io volevo replicare, cioè, dicendo che non, io ho soltanto detto di, cioè, che la nostra, non volevo togliere niente a nulla. Io sono d'accordo che, mi sente? Io la sento, consigliere Valenti. Sento suonare un telefono, presidente. Prego, per favore, di staccare i microfoni, per piacere.
dico, sono d'accordo con, giustamente uno è libero di fare ciò che vuole, un gesto nei confronti di chiunque vuole, di associazione e altro. Dico, l'unico, io avevo chiesto soltanto se fosse stato possibile partecipare soprattutto solo ed esclusivamente per dare sia, cioè, la nostra presenza fisica oltre che politica. Questo era il mio intervento, è stato questo. Non volevo magari far chiedere un malinteso con qualche consigliere. Io ho solamente detto questo. Consigliere Valenti, io la conosco bene, so perfettamente la sua buona fede, la sua disponibilità, ma soprattutto anche la sua generosità. Quindi, per quanto mi riguarda, ho capito benissimo il suo messaggio. Allora, ci sono interventi prima di passare avanti con i lavori d'aula? Chiedo l'intervento alla consigliera Pitarresi, ne ha facoltà. Consigliera Pitarresi. Mi sentite? Forte e chiaro, forte e chiaro. Prego, consigliera Pitarresi. Consigliera Pitarresi. Consigliera Pitarresi. Consigliera Pitarresi. Si era persa la connessione. Allora, prego. No, a proposito del dato il periodo che stiamo vivendo sempre di emergenza e necessita tanto, dico, il discorso di volontariato secondo me dipende da come si sente ognuno di noi. Ognuno ha una propensione diversa dall'altra. Quindi non credo che sia legata a un discorso istituzionale. Uno può avere un incarico istituzionale e fare il volontariato in qualsiasi forma, in qualsiasi maniera. Questo non va a precludere assolutamente quello che è l'incarico istituzionale. Ognuno lo può fare sotto diverse forme. Quindi non credo che fare il volontario sia una maniera preclusiva o sia un fattore che non si può fare dato che si ha un incarico istituzionale. Assolutamente no. Poi dipende tutto da come si fanno le cose e da come uno ci... Consigliera Pitarresi, la sua relazione va e viene. Consigliera Pitarresi, la sua relazione va e viene. Quindi chiarato. Consigliera Pitarresi, la prego di ripetere l'ultimo paragrafo perché non si è verbalizzato. Ripeto, Presidente, ripeto. Sì, ripeta molto sinteticamente, la prego. Magari se si ferma con la macchina così non va via il segnale. Ecco. Sì, sono in macchina. Consigliera Pitarresi, però la prego anch'io di fermarsi con la macchina. Quello che voglio ovviamente dire che fermati un attimo. Consigliera Pitarresi, facciamo una cosa, quando lei si ferma me lo dice che gli do di nuovo la parola. Questo. Io non sto guidando comunque. Mi sono fermata, anzi appositamente, perché ci sono un po' di rumori. Ci provi, allora, volevo consigliera dire Pitarresi, che fare i volontari non va a precludere all'incarico. Mi sente? Non la sentiamo. Mi sentite? Scusate. Va e viene, consigliera Pitarresi. Ok. Va e viene la sua voce. Mi sentite adesso? Adesso sì. Non la sentiamo più. Andiamo avanti con i lavori d'aula. Ci sono altri interventi? Sì, Presidente Nicolao, che so io. Consigliera Venturella, parli pure. Consigliera Venturella, parli pure. Sì, grazie. Volevo rispondere alla consigliera Pitarresi perché dico il Presidente ha finito di esporre quello che potrebbe essere ovviamente il problema 5 minuti fa, quindi dire quello che ha detto in assenza del Presidente Castiglia non lo trovo neanche corretto perché credo sia stato chiaro. È ovvio che ognuno di noi può fare il volontariato come meglio crede, ma io lo faccio come Tiziana Venturella, non lo faccio come consigliera Tiziana Venturella, il cui ruolo istituzionale mi impone ovviamente anche una modalità di intervento a scanso di qualsiasi equivoco e che mi può ovviamente mettere in difficoltà, per cui la nostra presenza sul territorio ovviamente ho riflettuto che va fatta in maniera super partes,
cioè come una presenza, un incoraggiamento, un plauso, un collegamento, ma ovviamente è fraintendibile il fatto che io come consigliera sfrutti, fra virgolette, il mio ruolo per andare a fare un volontariato che può avere anche un'altra lettura, consigliera Pitarresi. Quindi credo che comunque noi dobbiamo, come dice il presidente Castiglia, che ringrazio sempre veramente per la saggezza che dimostra nel suo dire, che per me è un grande insegnamento, rivedere le proprie azioni, le proprie parole, perché spesso crediamo di fare giusto, probabilmente il troppo zelo, anche con, come posso dire, una buona intenzione, buona volontà, ci porta ovviamente a situazioni che possono portare a fraintendimenti e difficoltà. Quindi benvenga il rivedersi e rivedere la posizione della nostra desiderio di stare sul territorio, però sulle giuste posizioni. Ho concluso, Presidente. Grazie, consigliera Venturella. Solo per precisare che quello che ha detto lei è corretto e giusto, ma mi sente, consigliera Venturella? La sento, Presidente, la sento. Mi metto muta per non mettere in difficoltà che qua c'ho due figli che studiano accanto a me. Mi ascolto bene. Complimenti ai suoi figli che sono sempre molto studiosi. Vedo allora, consigliera Venturella, io credo che fondamentalmente, come ho detto poco fa, noi siamo prima uomini, poi cittadini, poi lavoratori e poi consiglieri o vicepresidenti o presidenti di circoscrizione. Ognuno di noi ha la libertà di assumersi la propria responsabilità nel cercare di capire cosa è giusto, cosa è sbagliato e cosa non si può fare da un punto di vista di codice civile e penale. Quindi sulle proprie scelte ognuno si assume le proprie responsabilità. Io vorrei chiudere questo argomento e passare avanti e dare la parola al consigliere Sorci. Prego. Mi sentite? Scusate, mi sentite? Perché adesso sono in una posizione un po' forse più favorevole. Consigliera Pitarresi, tengo un attimino da parte l'intervento, che ho dato la parola al consigliere Sorci. Lo tenga da parte. Prego, consigliere Sorci. Dico giusto per intervenire, ma insomma solo per intervenire e dire che sono d'accordo su quanto dici tu, che non c'è il codice civile o penale a punirci, ma c'è un codice morale che ci proibisce alcuni atteggiamenti. Parlo di questo, io ho saputo di consiglieri che dividevano i pacchi della spesa e da consiglieri questi non si fa. Non so se è accaduto nella prima, nella seconda, nell'ottava circoscrizione, ma me ne hanno parlato. Ognuno si assume le proprie responsabilità e le vive come ritiene meglio. Al di là di questo, dobbiamo commentare la sua mozione oppure dobbiamo continuare con questo argomento? È una domanda che le faccio. Se lei ha finito il suo intervento, io sto andando avanti, capogruppo Sorci. Va bene, vado avanti allora, grazie. Allora do nuovamente la parola alla consigliera Pitarresi, che aveva interrotto la sua relazione. Prego. Sì, Presidente Nicolao. Allora, assolutamente il mio intervento non viene dopo che il Presidente Massimo Garcia se n'è andato. Non si sente bene, consigliera Pitarresi. La consigliera Pitarresi non può parlare, non si capisce. Consigliere Sorci, la prego, provi un attimino a farmelo dire solo a me questo, perché se no tutti diciamo la stessa cosa. Consigliera Pitarresi, non si sente il suo intervento, non si sente. Un attimo solo. Adesso mi sentite? Adesso sì. Mi sentite? Certo. Allora, principalmente non voglio mancare al Presidente Massimo Castiglia, che ha dovuto ovviamente abbandonare la videoconferenza, ma lei, prendendo le funzioni, per me lei rappresenta il Presidente, quindi non capisco l'intervento della consigliera Venturella. Poi riporta lei, dico, c'è anche la videoconferenza, si può benissimo ascoltare. Non voglio assolutamente mancare al Presidente Massimo Castiglia. Va bene, ha terminato? Quanto riguarda il discorso di volontariato, non so se poco fa si è sentito, dipende tutto da come si fanno le cose e con quale ovviamente presupposto si fanno. Quindi ognuno si prende le responsabilità di quello che fa, ma fare il volontariato, avere un incarico istituzionale, questo non preclude di fare il volontariato, e questo sempre come libero cittadino. Tutto qua.
Non so se mi avete sentito e se è arrivato dal Minter. Sì, adesso sì. Allora io darei la parola, non ci sono altri interventi chiesti precedentemente? No, nessuno, giusto? Allora, riprendiamo dalla richiesta del consigliere imperiale, se può nuovamente parlare di questa mozione, magari citandone anche il numero della mozione all'ordine del giorno, perché ce ne sono diverse. Consigliere imperiale. Consigliere imperiale? Consigliere imperiale? Presidente, mi sente? La sento forte e chiaro, prego. Presidente, intanto io in questo momento non ho preparato nessuna mozione. Non lei ha parlato di un prelievo. No, no, Presidente, avete capito male. Io ho detto che dobbiamo affrontare dei temi importanti e mi prodigherò per fare una mozione per quanto riguarda la sanificazione dei mercati storici nell'ordine successivo. Avevo chiesto di fare il primo punto dell'ordine del giorno, che è una mozione presentata da lei, dove si chiede, dove ho letto, mozione presentata dal vicepresidente Nicolao, avente per oggetto Covid invito, quindi, ma questo lo farà lei direttamente, siccome la ritengo una mozione importante in questo momento, chiedevo che venga fatta questa mozione e iniziare ad entrare all'ordine del giorno. Presidente, grazie. Presidente, chiedo sì. Prego, prego. Legandomi un attimo a quanto avete parlato poc'anzi, io intanto ho capito quello che ha detto il consigliere Valenti e per carità io so quello che voleva dire e non ho nessun problema a dire che il consigliere Valenti ho capito quello che voleva dire e quindi fondamentalmente lo condivido, ma il mio consiglio è quello di non metterci noi come consiglieri a fare questo lavoro per quanto riguarda questa cosa del comune per aiutare le famiglie. Dopodiché ogni consigliere può fare naturalmente come meglio crede di fare volontariato, ognuno ha le proprie, gestisce di fare le cose come meglio crede, quindi base principale. Due, io purtroppo ho avuto un'esperienza dove mi sono ritrovato in una guerra tra poveri all'albergheria, in presenza anche dei carabinieri, per essere chiaro, e sono stato registrato, ho dovuto relazionare la tematica da presidente della commissione sociale. E quindi, siccome capisco dopo quello che ti può tornare, cioè nel senso che le persone dopo vedono la persona e l'istituzione, quindi fondamentalmente è vero che chiedono aiuto, ma non credo che sia ottimo per noi metterci a fare questo lavoro, perché siamo eletti dai cittadini e dopo le cose possono tergiversare, si può pensare altro. Quindi pertanto il mio era solo il mio modo di fare e il mio consiglio. Ma ho capito l'intervento del consigliere Valenti, dico, lo condivido anche perché so che persona è il consigliere Valenti, condivido tutte le azioni che avete fatto, ogni consigliere, ognuno ha il modo di operare e decide come operare e non c'è nessun problema legale e quant'altro, se non vuole fare volontariato lo può fare, ma ripeto, ognuno è libero, risponde alle proprie azioni, cioè nel modo di fare come vuole fare. Dopodiché, Presidente, mi auguro che possiamo entrare nell'ordine del giorno, perché ho visto che ci sono le mozioni interessanti, la prima di tutte era questo, proprio quello che volevo dire. Grazie consigliere imperiale, sì, preciso. Presidente, che... Presidente Tramuto, vorrei fare... Sì, vorrei le do subito la parola, un attimino, consigliere Tramuto, mi perdoni. Sì. Allora, ribadisco e grazie al consigliere imperiale per averci ricordato che la vita è fatta di scuola di pensiero, questa è democrazia. Chi è in malafede resti in malafede e si assuma le proprie responsabilità. Chi è in buona fede, tutta grazia di Dio. Io ringrazio il consigliere imperiale che si è adoperato nella qualità di presidente della commissione sociale o comunque come volontario di un mercato laddove ci sono davvero tantissimi problemi e uno di questi è l'alimentazione, per il suo operato. Grazie consigliere imperiale. Prego consigliere Tramuto. No, volevo dire una cosa, che stiamo ribadendo il fatto che tutti siamo in grado di capire quello che suggeriscono gli altri consiglieri e quant'altro, però credo che l'esempio più semplice e giusto e corretto è quello che ha fatto il mio capogruppo Toti Sorci. Alla fine
nella propria vita ci sono due tipi di aspetti, quelli della morale e quelli della politica. La morale sicuramente va a prediggere quello che è la vita abituale di una persona che si espone mediaticamente o non, ma purtroppo dobbiamo anche considerare che in momenti come questi di grande difficoltà economica, per alcuni purtroppo anche alimentare, l'impegno che una persona può professare nella capacità di recuperare delle derrate alimentari che possono aiutare delle persone in momento di difficoltà economica, ben venga. Ben venga. Se uno ha l'abilità di saperlo fare, ben venga. Se uno è in grado di saperlo fare, ben venga. Purtroppo le situazioni passate per quanto riguarda il cibo e la distribuzione del cibo, sappiamo bene nel tempo cosa ha portato. Ha portato a numerosi scandali, ha portato a numerose situazioni ambigue che ancora tutt'oggi se ne discutono. Credo che sia opportuno per tutti fare quello che si è in grado di fare, ma senza manifestarlo, perché nella volontà nella volontà di quello che si vorrebbe fare per il prossimo non interessa a nessuno se qualcuno ancora non è a conoscenza, perché tutto quello che viene fatto in buona fede e viene fatto per aiutare il prossimo è esente da morale, da responsabilità civile, responsabilità penale. Quindi io sono favorevole a tutti coloro che si impegnano ad aiutare le persone che in questo momento sono in difficoltà. Ben venga, ben venga. Grazie Presidente. Grazie consigliere Tramutto. Aggiungo che tutte le operazioni di volontariato chiaramente devono essere autorizzati dalla Questura di Palermo, perché certo, chi intende fare volontariato senza averne l'autorizzazione rischia di incorrere alle sanzioni del DPCM emanato dal presidente Conte. Quindi quando una persona sta facendo volontariato si presume che abbia avuto l'autorizzazione della Questura. Ok, chiudiamo questo argomento. E così come suggerito dal presidente della commissione sociale Salvatore Imperiale, passiamo alla mozione numero 1 di questo ordine del giorno. Io chiedo al dottore Di Prima di avere la pazienza e la gentilezza di leggere la mozione, perché io non ce l'ho qua davanti. Dottore Di Prima? Sì. La può leggere la mozione, per favore? Ora io devo capire gli allegati. Allora, la mozione è atti ispettivi, la numero 1, avente ad oggetto mozione urgente presentata dal vicepresidente Nicolao, avente per oggetto Covid-19, invito ad indossare la mascherina protettiva a tutti i clienti dei supermercati. Non appena lei legge la mozione, poi io la relaziono. Grazie. Allora, io ho problemi di collegamento, non riesco ad aprire gli allegati. Non ci puoi in circoscrizione, allora. Capogruppo, consigliere Imperiale, si sente la sua telefonata in diretta. Consigliere Imperiale, la invito ad chiudere il microfono. Presidente, non è Imperiale, è Randazzo. Consigliere Randazzo, no. Mi scusi Imperiale. Consigliere Randazzo, la prego di chiudere il microfono. Mamma mia, Presidente, posso leggerla io che ho il cartaceo nelle mani. Grazie, grazie signor Rocco, grazie. Presidente, io non riesco ad aprire qua il... La legge Rocco, è lo stesso, dottore Di Prima. Va bene, grazie. Allora, mozione urgentissima, oggetto... La mozione è presentata dal vicepresidente Antonio Nicolao. L'oggetto è Covid-19, invito ad indossare la mascherina protettiva a tutti i clienti dei supermercati. Con la presente si chiede al Consiglio di condividere favorevolmente l'iniziativa volta a chiedere al Sindaco di valutare la possibilità di emanare un'ordinanza che invita i responsabili dei supermercati ad affiggere un cartello che suggerisca ai clienti di indossare la mascherina protettiva in alternativa alla mascherina per coloro che non ne sono in possesso, di coprirsi bocca e naso con fazzoletti o sciarpe.
la si precisa che questa mozione è stata presentata perché personalmente ho stazionato dentro un supermercato e ho notato che molta gente cammina e si muove con troppa disinvoltura, comportamento che può mettere a rischio la salute propria e quello di chi si incontra. Si chiede inoltre, qualora la delibera circoscrizionale venisse accolta, di trasmettere la volontà circoscrizionale a tutti i supermercati del territorio. Si impegna il presidente della prima circoscrizione a seguire la mozione direttamente con il sindaco e di trasmettere l'atto di indirizzo ai supermercati. Chiaro? Grazie signor Rocco, grazie per la sua lettura della mozione e anche il tono che gli ha dato alla mozione. È vero, consigliere, mi è capitato di registrare, anche se devo dirvi che purtroppo questa mozione la stiamo trattando oggi, 28 aprile mi pare, quando invece di fatto io l'avevo presentata il 6 aprile. Sappiamo benissimo come sono andati i procedimenti per poter diciamo svolgere consiglio in videoconferenza, per cui chiaramente è una tematica che arriva molto in ritardo, però mi pare che forse si possa trattare lo stesso, perché comunque non mi pare che ci sia ad oggi una ordinanza in merito a questa cosa che parta da subito. Mi pare che il DPCM del presidente Conte parta dal 4 maggio sulle mascherine all'interno dei locali a chiuso, per cui rimetto la volontà ai consiglieri qualora chiedessero la parola, anche per capire se la dobbiamo, se la ritenete opportuno trattarla oppure no. Prego. Consigliere, si sente malissimo, presidente, si sente malissimo. Presidente, mi senti? Presidente, mi sentite? La trattiamo, presidente. Allora, il capogruppo Sorci è d'accordo a trattarla, capogruppo Imperiale? Assolutamente sì, presidente. Io ho chiesto anche la parola, se legge la chat. A lei, ok. Allora, la parola al consigliere Imperiale, prego. Presidente, e poi me la favorisci, grazie. Assolutamente, capogruppo Sorci. Posso, presidente? Sì. Presidente, io condivido la mozione presentata da lei. Uno, perché giustamente il decreto è stato fatto successivamente, è stato fatto venerdì e già questa mozione era all'ordine del giorno. La condivido in toto, anche perché se vediamo la coda che c'è nei supermercati è tre volte peggio di quello che si vede, che purtroppo i leoni da PC scrivono sul mercato di Ballarò e sui mercati storici. Motivo per il quale, presidente, io la condivido questa mozione in toto e le faccio i complimenti per la mozione presentata. Dopodiché, presidente, per il prossimo ordine del giorno, anziché, io credo che noi siamo chiamati a dare suggerimenti, a intervenire sul territorio e sulle cose che vediamo che non funzionano bene. Una di questi potrebbe essere proprio quella che dall'interno all'inizio, alle entrate dei mercati, ci siano operatori del servizio civile o della polizia municipale che controllino che tutte le persone che vanno al mercato di Ballarò o nei mercati storici debbano entrare con guanti e mascherina, e diversamente non possono fare la spesa e quindi non possono entrare ai mercati storici. Credo che noi dobbiamo combattere questi leoni da tastiera aiutando i mercati storici, che sono ossigeno per la nostra città, e quindi pertanto condivido la sua mozione, la voterò favorevole e il prossimo ordine del giorno mi prodigherò per questo, perché per quanto mi riguarda nel decreto fatto dal Premier Conte non viene evidenziato nessuna cosa sui mercati storici e dell'ingresso dei mercati storici. I mercati storici hanno tanti ingressi, è chiaro, ci prodigheremo per tutti gli ingressi dei mercati, così solo possiamo cercare di aiutare i mercati e aiutare le persone a non infettarsi da questa brutta bestia che è il Covid. Ho finito, presidente. Grazie consigliere Imperiale, do la parola al capogruppo Salvatore Sorci, prego. Presidente, eccomi. Devo dire che questa mozione, come diceva un mio amico caro, cade a fagiolo. Sa perché?
perché ieri, non trovando il pane nella mia solita panetteria, io solitamente lo ordino per 3-4 giorni e poi lo congelo, dico, sono andato in un'altra panetteria e la signora che mi ha dato il pane, che ha preso il pane dallo scaffale e poi l'ha messo sul bancone per darmelo, non aveva né mascherina né guanti. E io a un certo punto dissi, signora, in questo momento mi pare poco opportuno che lei non abbia né l'uno né l'altro. Dico, la mascherina, dico, è quasi necessaria. La signora si è risentita, però ha indossato il guanto. Dico, cosa più importante sarebbe stato indossare la mascherina. Mi ha dato il sacchetto col pane, e allora, no, mi ha dato il sacchetto di carta col pane e ho chiesto un sacchetto perché mi sarebbe stato più facile trasportarlo e portarlo. La signora disse, sacchetto un naio. Va bene, dico, benissimo. E quindi me ne sono andato. Quindi questa mozione è proprio necessaria perché c'è molta gente che tra l'altro gestisce e conduce attività come la panetteria, come la salumeria, che non fa caso a quello che viene detto e viene imposto dalle circostanze, perché non avere una mascherina o dei guanti in questo momento, specialmente nelle attività quelle alimentari, è un delitto invalutabile, cioè che va contro ogni indicazione di buona creanza. Per cui spero non solo che venga subito fatto un'ordinanza che imponga l'uso della mascherina e dei guanti, ma che vengano fatti controlli adeguati, perché la gente che se ne frega, che poco si preoccupa della salute altrui, non merita nessun rispetto, va sanzionata, punita e messa nelle condizioni di fare le cose correttamente come è giusto farle. Solo questo, spero che questa sua mozione abbia un'immediata esecutività, esatto. E quindi io personalmente, ma penso anche le persone del mio gruppo, saranno d'accordo nel votarla favorevolmente. Grazie. Grazie capogruppo Sorci, do la parola alla consigliera Vetrano. Grazie Presidente. Intervengo innanzitutto, dico che ovviamente la sua mozione, come una delle tante mozioni, è sempre propizia in tema e arriva giusto in tempo. Purtroppo io mi sono resa conto che in questi giorni evidentemente per alcune persone la prevenzione è soltanto utopia. Nonostante se ne parli tanto, nonostante abbiamo avuto la nostra, come dire, le nostre uscite limitate, la nostra vita limitata, per molte persone ancora non hanno capito veramente, come l'ha chiamato il consigliere imperiale, che il coronavirus è una brutta bestia, invisibile ma dolorosa quando si presenta, perché nelle peggiori delle ipotesi si finisce in ospedale o sotto cura. Nelle peggiori c'è la morte immediata, ovviamente la morte immediata è per soggetti già fragili in precedenza o con malattie pregresse, per cui la prevenzione è indispensabile. Io mi ha già preceduto il consigliere Sorci dicendo che più che un invito, come tu delicatamente scrivi nella mozione, più che un invito dovrebbe essere, penso, un sollecito al sindaco Orlando per emettere un'ordinanza sindacale che obbliga tutti i supermercati, i gestori del food, obbligano ad indossare le mascherine e i guanti per prevenzione contro, prima per se stessi, ma soprattutto per l'utenza che acquista nei supermercati, nei panifici, nei bar e via dicendo. Dico, in questo senso sappiamo bene che alcuni bar sono chiusi, ma il panificio è aperto, è il genere alimentare aperto, quindi non è un invito come tu delicatamente hai suggerito, ma dovrebbe essere un obbligo, e l'obbligo sappiamo bene che può essere attuato soltanto dopo un'ordinanza sindacale. Quindi diciamo che dovrebbe essere buona creanza utilizzarli sempre, anche perché
dalle statistiche che vengono fuori, il Covid-19 non è una bestia, che è brutta bestia, che durerà sino a metà maggio, fine maggio, giugno, luglio. Cioè, dalle statistiche viene fuori che noi conviveremo con questo virus addirittura sino ad un anno, sino a quando non sarà scoperto un vaccino e una cura efficace. Per cui, come noi normalmente in questi anni abbiamo affrontato un raffreddore e siamo stati a contatto con il collega, il figlio col raffreddore, gli amici, i parenti, e senza nessuna remore ci siamo avvicinati, ci siamo magari abbracciati, consapevoli che qualcuno ci avrebbe Venturella, devi aspettare, sapendo che comunque avremmo contratto il raffreddore e che avremmo curato il raffreddore. Dico, in questo caso sappiamo bene che se becchiamo il virus corona, il coronavirus, il Covid-19, non è un semplice raffreddore, ma ci sono guai, diciamo, non indifferenti. Quindi diciamo che dovrebbe essere un modus operandi quotidiano, costante, profuso e diffuso. Per cui non so in che modo, non so se possiamo emendare, non so, Presidente Nicolao, cosa tu puoi fare. Però secondo me quello che tu chiami invito dovrebbe essere un'ordinanza seria per la tutela di tutti. Ho finito, Presidente, grazie. Sì, grazie consigliera Vetrano, poi rispondo dopo. Consigliere Randazzo. Sì, Presidente. Io la sua mozione... Presidente, c'ero io dopo la consigliera Vetrano, se legge la richiesta di intervento, scusi. Io le chiedo scusa, consigliera Venturella, le chiedo scusa, se il consigliere Randazzo accetta le mie scuse, le do subito la parola. Non c'è problema. Grazie, prego consigliera Venturella. Grazie Presidente, io chiedo comunque di regolamentare... Dopo la consigliera Venturella c'ero io. Prima della consigliera Venturella? No. Dopo. Va bene, va bene. Prego, intanto Venturella, prego. Sì, Presidente, io chiedo di regolamentare i tempi di intervento perché è una situazione complicata quella della conferenza video, per cui diamoci dei tempi, veramente delle scadenze brevi. L'audio che si sente male e tanti altri problemi. Ma non mi pare che stia andando male, consigliera Venturella. Nel senso che dico la consigliera Vetrano, dico le disquisizioni della protezione civile, dico non credo che andiamo al succo della mozione. Scusi, consigliera Venturella, mi perdoni, consigliera Venturella. Consigliera Venturella, mi perdoni. Io le chiedo solo 10 minuti anch'io per fare le mie interrompo. Se lei dice delle cose, mi perdoni consigliera Venturella, io credo che dopo due mesi di non in attività consiliare ogni consigliere abbia proprio quella voglia di dire alcune cose. Dico, se poi ruba qualche minuto in più, personalmente io non devo andare da nessuna parte. Sono a casa. Presidente, mi scusi, quando abbiamo iniziato l'altro giorno è stato chiesto di fare degli interventi di un tot di minuti, quindi cerchiamo di rispettare allora i tempi per tutti, perché allora mi metto a raccontare anche io così quello che ho ascoltato dal telegiornale. No, non credo che lei sia così. Siamo 4 ore a fare consiglio, giusto? Non credo, consigliera Venturella, lei è molto sintetica, quindi dico, io l'ascolto con interesse, prego. No, dico, le chiedo di, cioè, così come lei solitamente gestisce i lavori dice di stringere, allora che questa cosa valga sempre così. Io le chiedo scusa, ma in una situazione di difficoltà non è facile gestire dei consigli a distanza, ci sono delle problematiche. Le chiedo scusa, Venturella. Scusate, consigliera Venturella. Consigliera Venturella, la prego, io le chiedo scusa se sto facendo degli errori, ma per me è pure la prima volta e sinceramente se c'è un collega che io sta sto parlando... suggerendo, infatti, Presidente. Grazie, prego. Allora, io concordo con la sua mozione, nonostante effettivamente non siamo noi a dover normare ovviamente un'azione del genere, ma deve venire da organi superiori così come è stato fatto negli ultimi due mesi. Ribadisco quello che ha detto la consigliera Vetrano, è una situazione con la quale conviveremo e non solo dovremo convivere con questa situazione, ma avremo sicuramente una seconda ondata, per cui abbassare la guardia no.
Volevo sottolineare soltanto, anticipare al consigliere imperiale che io ho pronto una mozione che riguarda i mercati, dove la situazione è molto più difficile da controllare. Vedi per esempio il mercato della vucciria che si risolve in un budello di strada, per cui ovviamente le distanze di sicurezza non sono assicurate. Quindi il controllo là è necessario, sia per garantire le distanze che assicurarsi delle protezioni necessarie, così come nei supermercati. Lo possiamo chiedere, ma ribadisco, è qualcosa che deve venire sicuramente da un diktat ben più alto. Grazie Presidente. Grazie consigliera Venturella, do la parola al consigliere Valenti. Perché non si vede? Presidente, prego. Sì, Presidente, grazie per la parola. Dico, sono d'accordo dalla mozione presentata da lei. Dico, ritengo opportuno che tutti coloro che vanno al supermercato indossino la mascherina. Spero che il sindaco faccia questa ordinanza e che ci possa pure dare la possibilità ai supermercati di poter vendere cada uno mascherina a costo di 50 centesimi, come è stato già detto in programma nel nuovo decreto, per poterla vendere magari a coloro che entrano e non ce l'hanno. Finito l'intervento, sì. Grazie consigliere Valente. Consigliere Randazzo, mi sente? Sì, forte e chiaro. Presidente, la sua mozione come al solito sono straordinari. Poi condivido quanto detto dal consigliere imperiale, perché sapete tutti che io sono di Ballarò, no? Di conseguenza ogni giorno predico le persone che vanno al supermercato, al mercato, panifici, salumeria, di mettere guanti e mascherine. Presidente, questo dipende sempre da noi, perché se non facciamo così non arriviamo in nessun posto, dobbiamo finirla con questo maledetto virus. Grazie. Grazie consigliere Randazzo. Consigliera Pitarresi. Consigliera Pitarresi. Mi sentite? Oh, sì. Mi sentite? Allora, sì, concordo con la mozione, nonostante che già ci siano in merito che l'accesso presso le attività commerciali, ovviamente che al momento sono essenziali, è sempre provvisti con mascherine e guanti, credo che bisogna sempre puntualizzare e attenzionare questo per il bene di tutti. Quindi concordo con la mozione e complimenti Presidente. Grazie consigliera Pitarresi. Mi pare che non ci siano più interventi. Giusto? Nessuno deve più intervenire? Eccomi. No, consigliere Tramuto, mi perdoni, le chiedo scusa, prego. No, Presidente, non mi ero prenotato, aspettavo che finissero tutti i colleghi, ho visto che erano tutti convocati, tutti collegati, quindi ho detto, aspetta. Solamente una cosa, il distanziamento sociale che dal primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ci ha indicato un metro, non fa altro che essere utile nei prossimi mesi, quindi credo che l'utilizzo anche dei dispositivi di protezione individuali, qualora come la mascherina e guanti, debbano diventare al momento un qualche cosa di necessario e utile per i mesi che verranno. L'utilizzo di questi dispositivi per quanto riguarda nel momento in cui si fa attività di acquisto nei supermercati o nei mercati, perché noi parliamo soltanto di supermercati, ma ricordiamoci anche i mercati, credo che sia opportuno, e secondo il discorso di poco fa, una questione morale, avere la possibilità di avere i dispositivi. Per quanto riguarda chi possa o non possa avere la possibilità di comprare un dispositivo, credo che sia opportuno, grazie all'intervento della mozione che adesso andremo a votare, l'intervento del sindaco, di chiedere l'utilizzo, credo, della protezione civile all'ingresso dei mercati
più mercati regionali più importanti e dei supermercati tramite delle convenzioni fatte col mercato, col supermercato stesso e con la sigla del supermercato, di dare minimo a chi non è provvisto una mascherina di queste asettiche, noi chiamiamo volgarmente chirurgica, ma si chiama asettica, per dare la possibilità a chiunque di poter fare i propri acquisti. Quindi credo che in tal senso dobbiamo muoverci, perché il contagio di ritorno ci può sempre essere e credo che sia opportuno attivarsi in tal senso. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Tramuto. Allora, mi pare che interventi non ce ne siano più. Mi sentite? Ok. Sì, sì. Io vorrei informarvi che io ho messo un altoparlante qua, proprio vicino al telefono, perché avendo io il microfono sempre aperto, è chiaro che l'altoparlante lo sentite tutti, quindi volevo capire se disturba o se va bene. Non disturba, Presidente. Va bene. Devo dirti che sembri anche più grazioso così per TV. Grazie. Allora, io ho bisogno dell'ausilio, per quanto possa essere possibile, di Rocco e del dottore Di Prima. Io ho pensato in questo momento che questa mozione, così per com'è, potrebbe essere migliorata. Mi piacerebbe, qualora si possa fare, insomma, presentare un emendamento, se ci sono le condizioni, però, quindi faccio appello al dottore Di Prima e al dottor chiedo Rocco. La parola, Presidente, chiedo la parola. Un emendamento dove ognuno di voi, quindi a firma di tutti, inserisce la parola. Ma se mi fa finire, consigliere Imperiale. Presidente, perché lei ieri non è stato presente, quindi devo intervenire subito prima che lei. Allora intervenga. Presidente, ieri ci siamo presi impegno personale, tutti i consiglieri, purtroppo lei non era presente, che purtroppo c'è qualche consigliere per un errore dovuto alla SIF, per email che non sono arrivate, che non avremmo fatto emendamenti per onde evitare che questi consiglieri fossero, non si poteva fare la cosa se gli altri consiglieri non possono presentare emendamenti, quindi ci eravamo presi impegno tutti che per l'ordine del giorno di aprile non avremmo fatto emendamenti. Se c'è qualche consigliere che io mi sbaglio, dico sto dichiarando qualcosa di sbagliato, la prego di che mi corregga, ma credo di non sbagliarmi. Grazie consigliere Imperiale. Allora, raccolgo la sua deposizione, il suo invito, la sua constatazione come lezione, pertanto non è più il caso di andare avanti, come diceva lei consigliere Imperiale, nel mio intervento a supporto della mozione. È chiaro che penso che sia stato capito che avevo volontà che ogni consigliere potesse inserire dentro la mozione il panificio, il consigliere Sorci, il supermercato piccolino, il negozietto. Ecco, questo era l'intento di volere condividere insieme a voi, perché purtroppo è un ragionamento al 6 aprile. Al 6 aprile ho avuto questo tipo di riflessione, ho scritto questa mozione, ma in effetti dovevo forse integrarla con panifici, piccoli supermercati, negozietti, eccetera. Va bene, allora, se non ci sono più interventi e il dottore Di Prima mi conferma che in questo momento c'è il numero legale, io la metto ai voti, tenendo ben presente che gli scrutatori sono la consigliera Venturella, la consigliera Vetrano e il consigliere Imperiale. Mi conferma che c'è il numero legale sufficiente, la metà più uno? Siete 9, manca soltanto il presidente Castiglia. Quindi allora sì, mettiamo in votazione la mozione numero 1 degli atti ispettivi dell'ordine del giorno che stiamo trattando del mese di aprile, avente ad oggetto la possibilità di far arrivare una delibera al nostro sindaco Leoluca Orlando affinché possa sposare la delibera ed emettere un'ordinanza dove si, tra virgolette, invitano, ma come dice la consigliera Vetrano,
che sia una norma ben precisa. Vi prego di spegnere i microfoni. E quindi, sentite? Allora, e quindi il divieto di accedere all'interno dei locali pubblici, soprattutto quelli chiusi, sì. Ok, senza le mascherine. Allora, favorevoli. Presidente, dobbiamo votare singolarmente. Ok, favorevole. Allora, questo è il compito del dottore di prima. Questo è il compito del dottore di prima. È per appello nominale. Appello nominale. Quindi inizio dal primo, in ordine alfabetico. E allora, sto prendendo qua l'elenco che non trovo. Allora, Imperiale. Favorevole. Pitarresi. Pitarresi. Devo votare. Cotur. Favorevole. Randazzo. Favorevole. Sorci. Favorevole, favorevole. Tramuto. Favorevole. Valenti. Favorevole. Venturella. Favorevole. Metano. Favorevole. Li ho detti tutti, sì. Io pure favorevole sono, dottore di prima. E vabbè, lei è, diciamo, il titolare della mozione, va bene. Consigliere Nicolao, favorevole. Allora, visto l'espressione dei voti che è tutti favorevoli, quindi è inutile dire astenuti o contrari, la mozione è approvata e il consiglio da questo momento in poi finisce e quindi si può chiudere anche la registrazione. Presidente, l'esecutività immediata, presidente. Consigliere Valenti, l'esecutività immediata la possiamo anche fare, però purtroppo l'iter è sempre lo stesso, per cui va bene così, va bene così. Presidente, vorrei dire quando devo scattare con la registrazione. Dica che la... Prego, dottore Di Prima. Buongiorno a tutti, buongiorno presidente. Buongiorno. Allora, dottore Di Prima, possiamo chiudere il consiglio? Alle 11:55. Va bene, il consiglio è chiuso. Buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti. A domani. Buona giornata, consigliere. Corrado, devi staccare la registrazione.